riflessione, no? È emblematico questo incontro perché c'è questa rete tra le istituzioni, le forze dell'ordine e la scuola. Violenza non solo sulle donne ma di ogni tipo, violenza di genere, si deve riflettere e pensare a tutte le soluzioni possibili. E c'è questo incontro oggi tra l'altro con una persona che ha vissuto con la propria pelle che cosa vuol dire la violenza sulle donne. Mi piace che lei abbia sottolineato un momento di riflessione, perché oggi giornata internazionale della donna, certamente, però è una giornata che noi vogliamo dedicare alla riflessione su quello che è la donna e su una questione di genere relativamente alla donna. Già è ieri c'è una tanta riflessione, ma già ieri noi abbiamo assistito a due ulteriori femminicidi, che certamente non saranno l'ultimo, quindi davvero un momento di riflessione, e lo facciamo oltre che con la Polizia di Stato, in un discorso di grande continuità e grande interazione, con una donna che ha vissuto il dramma della violenza di genere, del femminicidio nella propria casa, ha perso una figlia piccola, adolescente, un po' più grande probabilmente dei miei studenti, probabilmente la sua presenza potrà essere ancora più arricchente rispetto al senso e al significato di una giornata dedicata al superamento del muro del silenzio. C'è questa, diciamo, sintesi che si può fare tra le istituzioni, il mondo della scuola, le forze dell'ordine, questa giornata di grande riflessione, non solo sulle donne ma sulle tipo di violenza. Bisogna fare rete per la prevenzione, prevenire questi fenomeni che ci interessano tutti quanti, le famiglie, notizie di un altro altri femminicidi, e poi l'esperienza di questa mamma, che davvero può confrontarsi con i ragazzi e far capire che non è più a loro. Sì, no, esatto, oggi è la giornata della donna, ma purtroppo dobbiamo ancora registrare che articolata violenza sulla donna, oggi discriminazioni di genere, siamo nel 2018 e ancora c'è un fattore evidentemente culturale. Siamo un paese in cui ovviamente per gli omicidi la prima causa è proprio quella del femminicidio, quello di ieri a Napoli. Ecco, è un tema per cui partire da ragionare proprio dalle scuole, perché è evidente che c'è una questione culturale, l'incapacità di molti uomini di relazionarsi nei momenti critici della coppia, la considerazione che evidentemente la donna è una proprietà. Io penso che su questo tema partire dalle scuole, educare le nuove generazioni, è un rapporto sano, un rispetto, in cui non sia la forza a prevalere, ma la ragione, è assolutamente importante, perché il nostro paese, che è un paese civile, non può consentirsi questi numeri. Alle donne un'occasione per parlare delle vittime del femminicidio. Siamo con la mamma di Noemi Durini. Signora, nonostante il suo dolore, lei oggi trova la forza di poter lanciare un messaggio a tutte le ragazze che incontrerà. Cosa dirà di Noemi e lei da mamma cosa si sente di dire oggi? Allora, io da un anno e mezzo che vado nelle scuole e accetto di essere presente in queste scuole soltanto perché c'è la presenza, devo essere sincera, dei ragazzi, perché devo portare un messaggio di speranza e di pace in questo mondo che veramente non sta andando per nulla bene, soprattutto per quanto riguarda i femminicidi, che l'altra notizia è che abbiamo appena presa e delle ultime 24 ore, altre due donne sono state ammazzate da chi diceva di amarle. E questo quindi, ragazze, non va bene, vi dovete ribellare, dovete essere sempre voi stesse, rispettate voi stesse innanzitutto e la vita che vi è stata messa in dono. Io lo faccio attraverso mia figlia, porto questo messaggio perché Noemi amava la vita. E come tutte voi ragazzine le piaceva uscire, dedicarsi anche agli altri, perché nel suo piccolo lei si dedicava anche
ai ragazzi disabilmente abili. E amava tanto la sua famiglia, amava tanto le sue sorelle, amava tanto sua madre, e tutto questo amore lo aveva trasmutato in un ragazzino che diceva di amarla, però non è stato così, perché gli ha tolto purtroppo la vita. E allora voi dico di non fare le croce rossine come lo faceva mia figlia, perché chi non sta bene, seriamente non sta bene, chiede aiuto a chi di competenza, quindi a voi non compete. Quando vedete che i ragazzi che frequentate iniziano a trattarvi male o ad alzare la prima mano, voi vi dovete subito allontanare, perché questo non può essere amore. E soprattutto quando vi trovate in serie difficoltà, rivolgetevi a chi di competenza, alle forze dell'ordine, con le vostre mamme, soprattutto se siete minorenni. E poi do un consiglio anche alle mamme: quando andate a fare una denuncia, fatevela verbalizzare, così forse verrete più ascoltate. Io non generalizzo, io ci credo in tante forze dell'ordine, polizia e carabinieri, che fanno bene il loro lavoro. Purtroppo questo non è successo a me. Io sono andata a chiedere aiuto e questo aiuto mi è stato negato, e purtroppo non ci posso fare nulla, perché di scritto, verbalmente, è stato solo una denuncia verbale. Non me l'hanno accolta come avrebbero dovuto nelle mie richieste di aiuto per salvare mia figlia, e mia figlia è nel posto dove adesso spero che riposi in pace fino a quando giustizia non sarà fatta. E quindi io mi rivolgo alle mamme: fatevi fare una denuncia scritta per portare avanti le violenze che subiscono le vostre figlie. Quindi le iniziative di oggi servono a far capire che non si deve sbagliare più, no? Non anche si deve un messaggio non si può alle sbagliare. Istituzioni e anche alle stesse forze dell'ordine. Sì, anche a loro. Non si può sbagliare. Qui c'è in gioco la vita di una, in questo caso di mia figlia, una ragazzina di 16 anni che voleva vivere. E questo le è stato negato.